il sole abbandona, cioè entra nel marmo imetto, marmo del Partenone. In questo momento sono le 12:20 e 29 secondi, vedremo che lo lascerà. Anche dall'istanza in cui lo lascia, noi possiamo ricavare l'istante meridiano facendo un'opportuna media. Descriviamo quello che vediamo. Il lembo del sole sta toccando l'iscrizione e la raffigurazione di una stella, che è la stella meridionale della bilancia. Di conseguenza, al numero 152 della linea meridiana, nel 1701, cioè l'anno in cui è stato fatto il catalogo stellare che viene utilizzato da Bianchini e viene rappresentato in 22 stelle sulla linea meridiana, da Philippe Delahire, che è un collaboratore di Gian Domenico Cassini, a Parigi. Sono sepolti ambedue a Saint-Jacques-de-Haut-Pas, la cattedrale, la parrocchia dell'osservatorio astronomico. Questa stella è stata pensata come una delle stelle che corrispondono, che vengono utilizzate per fare osservazioni combinate tra transito solare e stella. In realtà, se questa sia stata usata o no, non abbiamo ancora documenti. Io sto segnando con la matita le posizioni del sole rispetto alle posizioni del lembo solare, questo è il lembo meridionale del sole, cioè quello più basso, che per effetto della proiezione viene posizionato nella distanza più lontana dal foro stenopeico, invece questo è il lembo settentrionale del sole. La posizione io la determino con una precisione che spero sia dell'ordine del millimetro. Avevo iniziato a fare delle prese dati, diciamo, molto lontano dal punto di contatto con la linea meridiana, però ci siamo resi conto che effettivamente è visibile anche il secondo d'arco residuo della posizione del bordo solare rispetto a... Allora, il primo contatto con la linea meridiana esterna è 12, 23 e 14. Adesso abbiamo il contatto con il centro della linea meridiana, è 12, 23 e 21. E poi l'ultimo contatto, 12, 23 e 27. Abbiamo avuto i primi contatti con la linea meridiana. Adesso stiamo per arrivare al mezzogiorno locale. Vedete che il centro del sole è più o meno in questa posizione, per questioni di simmetria lo capiamo, 151,5, ma non possiamo prendere la misura in questo modo, ma dobbiamo prendere in un certo senso la media tra la posizione del lembo settentrionale e quello meridionale, ma che poi non è la media perché abbiamo un'immagine obliqua del sole e quindi non possiamo utilizzare la media, ma dobbiamo fare le conversioni del lembo settentrionale e del lembo meridionale rispetto agli angoli che questi hanno con lo zenith. La posizione del lembo meridionale e del lembo settentrionale sono più precise prese in questo momento, e quando in questo momento 12, 24 e 30 secondi l'immagine è tagliata esattamente in due, è il cosiddetto mezzogiorno locale. Vedremo che non corrisponde al mezzogiorno locale vero e proprio, perché la meridiana qui è leggermente deviata di 5 mm verso est. Oltre ai 5 mm abbiamo una deviazione anche di globale di una quarantina di millimetri, dovuto al fatto che la meridiana è tutta inclinata rispetto al nord vero.
Allora, in questo momento stiamo avvicinandoci agli altri contatti, vedete che il lembo seguente del Sole sta abbandonando, sta per toccare la linea meridiana internamente, quindi sono le 12:25:32, poi 12:25:37 e 12:25:43. Ancora qualche segnale della posizione dei lembi che poi utilizzeremo per fare una media. E l'ultimo contatto dell'immagine solare con il marmo bianco Imetto avviene alle 12:26:17. Abbiamo il contatto precedente, viene illuminata in pieno la scritta della longitudine eclitticale della stella Libre Lanx Australis, perché all'epoca venivano usate le longitudini eclitticali. Anche del Sole noi abbiamo la longitudine eclitticale, addirittura la longitudine eclitticale viene usata oggi ancora, quotidianamente, dagli osservatori di meteore. Infatti la longitudine eclitticale del Sole viene data nel sito dell'International Meteor Organization tutti i giorni, e per quanto riguarda il solstizio invernale abbiamo 270 gradi, per quanto riguarda il giorno di oggi ci troviamo intorno ai 315-320 gradi. Il Sole si muove sull'eclittica e quindi le coordinate eclitticali sono comode per fare delle misure di tipo astronomico. Non vengono più usate, diciamo, nei libri soltanto per fare delle conversioni di trigonometria sferica, però il loro uso per studiare il Sole è indubbio, sono sue. L'eclittica, sì, è il posto dove cammina il Sole, si chiama così però perché lì avvengono le eclissi, in quanto bisogna che la Luna sia lì, o sul Sole o a 180 gradi dal Sole rispetto alla Terra, ecco perché abbiamo l'eclittica. Ora, l'ultima immagine che andremo a vedere del Sole è questa, perché viene, diciamo, oscurata dalla, cioè abbandona la linea meridiana. Prima che sia oscurata del tutto, diciamo, abbiamo qui un drift scan sostanzialmente in quel punto lì dell'ultima immagine del Sole. Poi l'immagine del Sole sale gradualmente viene oscurata, perché già siamo nel periodo in cui questo avviene, viene oscurata